Inizierò con delle dolci estensioni e flessioni della schiena, seguite da una sequenza di raffreddamento per arrivare a Shavasana. È una sequenza ideale per la sera, quando si ha poco tempo e magari non si riesce a dormire profondamente. Oppure è anche ideale dopo alcuni saluti al sole, alcune sequenze in piedi e in equilibrio. È una sequenza perfetta per qualsiasi stile di yoga si pratichi. La prima cosa, vai in quadrupedia, appoggi poi passare delle dita dei piedi e siediti sui talloni. Estendi le ginocchia per entrare in cane testa in giù. La colonna è allungata e l'ombelico risucchiato all'interno e verso l'alto. Il torso è vicino alle cosce e gli ischi sono rivolti verso l'alto. Allunga la testa verso le mani, gli ischi vanno verso il cielo e le braccia e gli arti inferiori si estendono. Inspirando, portati lentamente nella posizione della panca. Espirando, appoggia ginocchia, torace e mento a terra e poi entra nella posizione del cobra e fai una dolce estensione della schiena. Nella posizione della sfinge, i gomiti sono direttamente sotto le spalle, così da avere un buon supporto e da permetterti di fare un'estensione molto dolce per aprire in modo gentile il torace. Respira profondamente, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Ora puoi distanziare maggiormente i palmi delle mani ed estendere i gomiti. Inspira, espira, inspira, espira, inspira ed espirando porta la fronte a terra. Ora le mani sono vicino alle anche. I palmi sono rivolti verso l'alto, siamo pronti per Shalabhasana. Gli arti inferiori sono uniti ed estesi. E mentre inspiri, solleva la testa insieme alle gambe. Puoi rilassare le braccia a terra. Inspira.